ci va. Ciao ragazzi di Arizona TV, oggi 15 di agosto è un carpagosto. Dove siamo, Teo? Siamo al laghetto alla valle a Caravaggio, è un laghetto molto simpatico, rettangolare, è abbastanza lungo, sarà lungo 150 metri e largo 60, dove ci sono carpe, storioni e trote e dei boccaloni anche e amur. E credo che possiamo catturare delle carpe e qualche storioncino sicuramente. Con che tipo di canna inizia la pesca? Ma guarda, volevamo pescare un po' con la Rubasien e un po' con la Bolognese, perché ci sono delle carpe anche da 7-8 kg. Allora con la Rubasien magari abbiamo un'attrezzatura leggermente sottodimensionata alla grandezza delle carpe. Com'è la lenza, Teo? Guarda, la lenza è un galleggiante da circa un grammo, con un piccolo bulk a più di un metro dall'asola, un bulk, e poi quattro pallini distanziati per dargli un po' di morbidezza, perché comunque le carpe dove c'è molto fondo sono sospettose, cioè vogliono comunque una lenza morbida, perché tante volte si appoggia e al fondo e vogliono magari la lenza non sentire subito i piombi, ma essere una lenza un po' aperta, ecco. L'amo, adopereremo un amo per il mais comunque non enorme, un amo del 14, dove possa ospitare un chicco o due di mais, per poter magari, a volte se ne mette anche tre o quattro sullo stesso, sul filo, per andare a insidiare qualche carpa di grossa taglia. Ok, adesso Teo, sei pronto? Che cosa fai? Innesco il mais, nascondo l'amo dentro il mais, così, perché comunque sono carpette sospettose. E iniziamo l'azione di pesca, vedi? Non si vede, si vede solo il filo e l'amo è dentro, cercando di lasciare sempre fuori la puntina, perché sennò quando ferri non riesce a pungere l'apparato boccale e non entrare e non penetrare, diciamo, nella bocca. Questa qui è una pastella da storione, no? Siccome in questi laghi ci sono sia gli storioni che le carpe, anche le carpe stesse si sono abituate a mangiare, diciamo, questi composti che c'è dentro della farina di pesce, come poi è composto il pellet. Di conseguenza vi preparo un po' di pasta da attaccare all'amo per poter pescare sia gli storioni che le carpe con questo prodotto. Molto importante è la consistenza, che la consistenza della pasta deve essere morbida, che stia sull'amo, ma che quasi quasi si stacca. Più morbida è la pasta, più avremo la possibilità di catturare un pesce, una carpa o uno storione, perché quando, diciamo, la pasta è piena d'acqua, che è della giusta consistenza, rilascia comunque nell'acqua delle particelle, piuttosto che farla dura, che praticamente non rilascia niente e fanno più fatica a mangiarla. Invece se la toccano e la sentono morbida, la ingoiano subito. Qual è la difficoltà più grande nel pescare una carpa, proprio il tirarla su? Ecco, loro mangiano comunque col filo sottile, a seconda dell'esca, soprattutto con un chicco di mais non vogliono il filo molto grande. È un po' avere, diciamo, la sensibilità di non romperle, di non strapparle e poi di fare una corretta pasturazione e una lenza, diciamo quasi sempre abbastanza leggera. Ecco, questo è quello che nei carpodromi e nei laghetti di pesca sportiva dove ci sono questi esemplari
è meglio fare, insomma. Adesso lo lascio andare. Vai! Teo, Alice è riuscito a catturare un pesce, che cos'è? Che cos'è? Sì, è una bella carpa, sarà una bella carpa, oltre i 5 kg. Adesso la vediamo, perché poi le carpe sembrano tutte magari belle grosse e poi magari sono proprio oversize, sono... Finché non le vengono vicino al guadino non riesce a dargli... Perché quando passano i 5 kg tirano tutte abbastanza uniformemente. Vediamo la felicità dipinta sul volto di Alice, che non vedeva l'ora finalmente. Questa qua. Diciamo che questa le batte tutte. Questa sì. Guarda che bella che. Vedi? Roberto, guarda che coda che ha. Sembra un motorino, A questa di Alice? Dovrebbe. Beh, devo dire che Alice alla fine della sera ha fatto la pescata più grande di tutte. Eh sì, il pesce più grosso è il suo. Aspetta, fammela vedere bene. Buon carpa agosto anche a lei. Dopo che ha combattuto uno o tre quarti d'ora, ma come vanno le carpe? Ma non hai combattuto tu, ha combattuto Alice. Ma ho fatto fatica al sole. E fai anche esercizio fisico oggi, Eh sì, perché se non vado indietro con la canna va a finire che ci vuole guadino 40 metri. Però questo non mi sembra una carpa, mi sembra quasi uno storione. Ma lo dici sul serio o fai per raccontarmi uno storione? No, perché mi sembra uno storioncello, sai, quegli storioni non enormi, però... Eccolo lì. Uno storione. Sì, uno storioncello. È proprio in bocca, preciso, guarda che bello. Proprio bello, 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 guarda, neanche... non è rovinato, niente. Guarda che spettacolo. Si vedono di quegli storioni a volte nei laghetti che sono bruttissimi. Quanto peserà? Oh, sarà 2,5 kg, 3, no. Non pesano molto. Questa è la classica bocca dello storione, vedi? Adesso gli tiro via l'amo, è solo... Vedi? La bocca sotto proprio fatta un po' a trombetta, guarda. Vedi che viene fuori? Non so se tutti i pescatori l'hanno mai visto, vedi? Fantastico. Questa è proprio la bocca dello storione. Adesso gli levo l'amo con la pinzettina. Spettacolare, vediamo la schiena. È maschio o femmina? No, glielo domando dopo. Che succede, Teo? Ha mangiato, guarda. Mangiato e l'abbiamo ferrata. Speriamo che non sia molto grossa, perché tira abbastanza. Dai che ha preso un po' d'aria. Ha ripreso un po' d'aria. Questa non è bellissima, perché è quella che ha preso Alice. Questa, Teo, sarà un 4 kg? Sì, anche 5, guarda. La testa è 55, un bel pesce. Sono proprio belle, guarda che bel colore. Guarda la differenza dalle squame, diciamo, dorsali a quelli della pancia, c'è proprio una riga, sono un po' incrociate con le koi, no? Sono proprio molto belle queste carpe. Okay. C'è proprio... Buon ferragosto allora la carpa. Carpagosto! Oh, guarda che è proprio bella anche il pesce, guarda che bella che è. E pensa che fatica che abbiamo fatto. Questa è? Questa è una carpa... Regina, detta Regina, molto bella, perché questo lago sono proprio belle. Guarda che pesce, perfetta, guarda. Una livrea perfetta. Questo è un pesce che hanno preso in pochi. Che spettacolo. Quanto sarà secondo te? Basta, qua sarà. Quanto sarà Ali? 5 kg? Proprio bella, bella, proprio... Non ha un segno, non è rovinata, è stata presa poco, ha una bella bocca, guarda.
guarda che spettacolo, non so se riesci a vederlo. Guarda, è anche bello, guarda che bello che è. Questo qui lo dedichiamo a tutti i nostri amici di Arizona TV, al mio amico Bori e la mia compagna di pesca Alice. Beh, si può dire che un carpagosto così non si era mai visto. Un carpagosto meraviglioso, questo qua è un bianchino. Sono quelli bei storioncini da... Ah, che piccolino! Ma che spettacolo! Con un'attrezzatura light, non con delle canne, col filo del 18. Ciao, facciamo la foto con il mio amico Obo, che è il mitico guardiano del lago, che dà sempre i consigli a tutti i pescatori e gli cerca di fargli prendere dei pesci. Perciò se venite qui al Lago La Valle avete anche la sua consulenza, che vi mette in pesca per potervi divertire. Ciao, grazie a tutti, ai ragazzi di Arizona TV. Ciao.